Buongiorno fiamme da Lo Zero Gravity. Oggi saltiamo un po' perché gli ultimi challenge sono stati sugli staggi in parallela, sulla trave. E ora che facciamo la challenge in corpo libero? Devo ringraziare una delle fiamme americane che ho commentato sotto uno dei miei nuovi video. Se non sapete, ho aperto anche un canale in inglese. Ha commentato chiedendomi di provare il famoso diagonale con 3 flick tempo di Kim Semeskel. Kim Semeskel è una star olimpica americana. Ho avuto anche l'onore di conoscerla e lavorare con lei. E una cosa che non mi dimenticherò mai è che quando gli ho chiesto, sapete come sono, che chiedo a tutti qual è la loro filosofia su come allenare, eccetera, mi ricorderò per sempre che lei mi ha risposto dicendo che la cosa più importante è rispetto. Rispetto che va sia dall'allenatore alla ginnasta che dalla ginnasta all'allenatore. Devono lavorare insieme le due cose e costruisce tutto sopra quella base di rispetto. Quindi grazie Kim per la tua saggezza e oggi proverò la tua famosa diagonale in corpo libero. Oh, benvenuti allo Zero Gravity, ragazzi. Abbiamo la pedana di corpo libero là, zona parkour. Questi ti mandano in altissimo, cioè salti veramente fino alla luna se salti su questi trampoloni. E poi questi qua che noi usiamo durante gli stage per andare in buca. Io li sto pregando di mettere uno stage di parallela perché è l'unica cosa che manca, tipo. E sapete che sono ossessionata di farli parallele. E oggi lavorerò su quella e track lì. Andiamo, ci riscaldiamo. Ah, comunque, se siete nuovi qua, io mi chiamo Sofia, piacere di conoscervi. E se siete nelle fiamme da tanto tempo, bentornate fiamme. Vi mando tantissimo amore oggi, ciao. Oh, ma questo è nuovo. Dobbiamo fare qualche challenge su questo. Ok, sto per mostrare quello che è l'obiettivo a Ile Ile. Se ve lo ricordate, lei è la super videografa di oggi. Penso che sia questa. Sì. 2, 3 flick, doppio carpio. Oh mio Dio, bro. Provo a riscaldare alcuni flick tempo qui sul trampolone prima. Li facevamo tantissimo da quando ero piccola nella palestra in America. Mi piacciono tantissimo perché fai tanto veloce, è tutto un lavoro di braccia poi, no? Perciò non vedo l'ora di ricominciare questi flick tempo. L'ultima volta che l'ho gareggiato ho fatto rondata, flick tempo subito al 2,5. Ho mandato quel 2,5 tipo al... come si chiama l'altra pianeta vicino alla Terra, Ile? Tipo... Saturno. Saturno, praticamente, sì. Ho mandato fino a Saturno questo 2,5. Sì, sì, esatto, proprio così. Yeah! Penso che sono atterrata dal 2,5 fuori dal quadrato. Yeah, proviamo a avere un po' più di controllo oggi. Pensate quanto è difficile a farne 3 perfette. Se lei avesse mandato uno troppo in alto, il resto della diagonale è rovinata. È assurdo quanto era costante. Devono essere al ritmo perfetto. E poi la cosa assurda è che lei l'ha fatto non in primo diagonale, ma in secondo, cioè era tipo alla fine dell'esercizio. È assurdo. E vado tipo poco poco troppo su, troppo giù. Vado fino a Saturno di nuovo. Proviamo ancora uno con un po' di ritmo costante e poi andiamo al light track. Non è facile, ma continuiamo a provare. Penso che mando tanto in alto secondo, anche perché, come dicevo, l'ultima volta che praticavo questi flick tempo, facevo infatti flick tempo lungo e poi dovevo per forza mandare in alto 2,5 e quindi devo ritornare a capire il ritmo di fare 2 lunghe. Ne abbiamo 3. Flick non ci sta il flick. Mi sa che devo mettere un tappeto dietro al vetro, così ho più spazio. Andiamo a cercare i tappeti. Luca, abbiamo creato una gignelata. La la. Così ho 2 passi in più e spero che ci sta adesso il flick. Perfetto.
perfetto. So che questi erano tipo i flick più brutti che avete mai visto, non giudicatemi. E che è quella fase molto delicata di capire quali sono i passi prima di farlo veramente alla diagonale. Così ci sto, perfetto. È difficilissimo a prendere velocità per fare un flick tempo dal presalto, cioè devo girare benissimo la prima rondata. Doppio, mi pare benissimo il flick, sennò il doppio, ciao! Sto spiegando a Ilenia l'errore che vedo è che dopo la mia rondata metto i piedi sotto, vedi come sono davanti a me tipo i piedi? Poi al secondo sono dritta, è per quello che poi lo mando troppo in alto, e se lo mando in alto così anche qui dritta e va in alto. E come dovresti essere? Con i piedi sotto. A banana? A banana, però la banana che ci piace, non la banana arcata, la banana rotonda, dura. E se mi viene bene, tolgo i tappeti e facciamo questo doppio. Fuoco Let's dentro. Go. Let's go! Impossibile! Ok, per provare il doppio penso che ci vorrà tanto lavoro sulla costanza di questi flick tempo. Sicuramente Kim's Mask l'ha fatto anni di prova prima di riuscire a fare il doppio da tre flick tempo. Yo! Nella sua carriera saranno migliaia, che se lei fa tre in una diagonale e fa quella diagonale 10 volte al giorno per 365 giorni l'anno, per tutti gli anni che l'ha fatto, cioè saranno migliaia di flick tempo. Tantissimo rispetto e apprezzamento per Kim's Mask, che campionessa che è. L'altro giorno ho provato una ruota senza sulla trave alta, ma lateralmente sulla trave, e ho provato anche il salto come necce. Quindi se vi interessano quei video, andate a vederli. XOXO, al prossimo video, e che il fuoco sia dentro di voi. Ciao fiamme! Stop. Basta.